E quindi, appunto. No, ragazzi, che gli è successo a Thomas? Si è buggato! Però guardate, si vede per bene la roccia da qui. Ciurma! Un anno fa usciva il primo episodio della CreateCraft, questa serie moddata dove tutto è incentrato sulla mod della Create, che vi sta piacendo tantissimo, vi è piaciuta tantissimo e ci ha accompagnato per un anno intero. Ed oggi, ragazzi, inizia una nuova saga, una nuova era di questa serie, della CreateCraft. Possiamo anche chiamarla CreateCraft 2 2.0, ma io continuo a chiamarla soltanto CreateCraft e basta. Ciurma, benvenuti nella nuova CreateCraft. E stai dicendo, ma ci stai prendendo per il culo? Cioè, non è cambiato nulla. No, è cambiato tantissimo, fidatevi. Lo scoprirete pian piano con i prossimi episodi, perché da oggi siamo con, aia, con il pacchetto aggiornato in 1.19.2. Non l'ho fatto in 1.20 perché non ci sono tutte le mod, già vi rispondo subito. Cosa è cambiato? Una marea di roba, ragazzi. In primis non abbiamo più la Tinker, la mod delle fornaci, bla bla bla. Quelle lì non ce l'abbiamo più. E infatti diciamo che da oggi può. No, ragazzi, no, ma non possiamo già iniziare così. Non c'è corrente. Allora, ragazzi, in sintesi, cosa è cambiato? Ho aggiornato tutte le mod all'ultima versione, quindi anche con la nuova Create, dove vi ho fatto un video apposito dedicato al riguardo. Non c'è corrente. Ho aggiunto tante nuove mod e cambiate anche altre. Però io, mentre, ragazzi, il Kerberos lo sento che macina. Perché non. Ma. Ragazzi, cosa sta succedendo? Perché sento tipo il suono del Kerberos, ma non c'è il Kerberos che funziona? Questo è un problema. Fermi tutti, devo fare il check finale, il controllo, vediamo. Ragazzi, si è rotto qualcosa. Non c'è il suono. Non va bene, non va bene. Allora, adesso risolveremo tutti i problemi. Però prima vi spiego cosa faremo oggi in questo nuovo episodio della CreateCraft. Nel primo episodio della CreateCraft che abbiamo fatto un anno fa, abbiamo costruito la nostra casa con il cannone. Bene, oggi, ragazzi, l'andremo a distruggere per creare la casa 2.0, che andrà a simboleggiare questa nuova season della serie. Quindi, dite ciao alla casetta. Eccola qui, ragazzi. Se volete farvi lo screenshot per mettervela come sfondo del telefono e ricordarvela per sempre, ecco qua. Ma visto che dobbiamo buildare la nuova casa, anzi, ci penserà il cannone, abbiamo bisogno della corrente. Senza corrente, ragazzi, non si risolve nulla. Zero. Capiamo al volo, ragazzi, cosa è successo. Allora, non c'è carbone, ok. Ah, ma questo suono è il kerberino. È il mini kerberino che è qua sotto. Ecco. Allora, aspettate un attimo. Lui sta girando. Ok, aia. Allora, abbassiamo la rotazione di questo. Ok, sta andando. E anche di questo qui. Ok, sta andando. Allora, dovete sapere, ragazzi, una cosa. Praticamente adesso abbiamo appena sistemato già le pompe dell'acqua. Ok. Mancherà il carbone. Ma c'è un piccolo problema. Ok, che adesso ve lo spiego facilmente. Come sapete, noi potevamo far girare tutto quanto a una rotazione di 1024. Bene, con la nuova Create non si può fare. Nel senso, i blocchi, come vedete proprio dall'immaginetta, arrivano fino a 256. E questo è un problema. Perché se faccio così, andrà tutto più lento. Faremo meno corrente. Sarà tutto da oggi più complicato. Ma secondo me nulla è complicato per noi. Quindi diamo da mangiare al Kerberos. Serve soltanto un pochino di coal. E qua dentro, ragazzi, abbiamo del coal. Quindi prendiamolo subito. Andiamo qui. Questo come fa ancora a girare, boh? Vabbè, noi non facciamo domande. Diamo tanto carbone. Kerberos, mangia! Resuscita! Eccolo! Perfetto! Ragazzi, abbiamo ripristinato, penso, già gran parte della corrente. Allora, qui sta andando. Perfetto. Però, ragazzi, qua c'è un altro problema. Non basta la corrente. Questo perché aggiornando una mod, adesso questi attacchini qua sono quelli più scrausi. Dobbiamo craftare quelli migliori. E ragazzi, anche qua dentro stiamo avendo un poco di problemi. Dobbiamo abbassare un pochettino tutto. Guardate, non ce la fa. Questo perché mi sa che non ce la fa neanche la corrente qua sopra. Ah, sì, e come notate, manca il soffitto. Questo qui, ragazzi, ve l'ho fatto vedere nella scorsa live. Eh sì, qua, ragazzi, dobbiamo per forza lasciarlo così. E fatto sta che la corrente non basta lo stesso. Vi stavo dicendo, servono i connector, ovvero questi qua. E come vedete, non possiamo craftarli perché ci servono degli oggetti. E con questa nuova mod che ho aggiunto, guardate che figata. Se io clicco questo bottone qua, mi dice
dice esattamente cosa mi serve per il crafting. Ovvero, le slime ball sono slime ball, ma gli indizi dell'oi come si craftano? Basta se faccio shift click, mi si apre questo albero di crafting che mi dice tutto l'occorrente. La rod, questa qui, si crafta così. E quindi adesso io so che il costo totale di questo oggetto sono 4 andesite, un lingotto di ferro, un lingotto d'oro e una slime ball che poi mi andrà a ridare 5 pepite e una gold rod. Craftato tutto, adesso direi che possiamo sistemare tutto questo grandissimo problema. Ma la batteria si sta caricando almeno? Sì, la batteria si sta caricando. Ma prima di tutto, ragazzi, la domanda più essenziale, più importante di questo video: ma Emerald, come posso giocare anche io alla CreateCraft? Il pacchetto della CreateCraft, ragazzi, sarà disponibile per tutti i miei abbonati, sia di YouTube che di Twitch. Quindi se siete già abbonati, a breve potete scaricarlo. Oppure se non siete abbonati, considerate di fare l'abbonamento, perché avrete appunto tutto il pacchetto completo della CreateCraft. Perché per gli abbonati? Semplicemente perché adesso la maggior parte delle mod che vedrete sono state modificate custom per questa serie, e tutte quante hanno bisogno della mod degli abbonati. E senza quella, ragazzi, non parte nulla, non funziona nulla. E quindi, suca. Allora, io non voglio morire subito, ma dobbiamo soltanto sistemare questa roba qua intanto. Spacchiamo questo, prendiamo l'hammer, di nuovo questo e un cavetto. Spacchiamo questo qui e usiamo il grande trick, ovvero piazziamo questo qua. Facciamo tasto destro con l'hammer che si gira e possiamo fare questa roba mattissima che abbiamo scoperto tanto tempo fa. Ok, adesso dobbiamo soltanto sostituire tutti gli altri. Cioè anche questo. Ok, mettiamo questo grosso. E ce n'è uno proprio lì. Quindi qua adesso tocca fare così. Ti prego, no, non voglio morire. Ah, easy. E anche oggi, ragazzi, si muore domani. No, raga, ho smontato. No, raga, ho fatto la cosa che non dovevo fare. A posto, sistemato. Allora, devo attaccare questo qui. Andiamo già con questo cavetto. Piano. Ok. E dobbiamo attaccarlo qua. Questo lo andiamo ad attaccare adesso qui. Ok. E l'ultimo connettore lo attacchiamo qua. Prendiamo appunto altro cavetto e facciamo così. E sembra tutto quanto settato correttamente. Questo tira fuori, questo butta dentro, questo non fa niente. Ah. E questo qua push. Ragazzi, vediamo. È tornata la corrente, non ci sono più problemi. Perfetto. Adesso c'è un altro problema: la nostra farm è ferma. Questo perché appunto abbiamo un ulteriore problema con la corrente. Come vedete, qua si è proprio spaccato. Allora andiamo a mettere anche questa qui e ci siamo. Sta girando. Questo lo mettiamo, ragazzi, al massimo. E sta andando. Perfetto. Vediamo. Ah, ciurma, sembra andare. Bene. Adesso ho anche un'altra novità per voi. Anche perché mi vengono, diciamo, piano piano mentre faccio tutte queste cose. Purtroppo questo sistema qua, che produceva un sacco di minerali, l'hanno nerfato un casino. Come vedete, produce veramente pochissima roba. Ma spero che produrrà abbastanza carbone per il Kerberos. Quindi incrociamo le dita. Poi stasera in live alle 20 scopriremo tutto quanto, anche perché poi questa sera alle 20 le faremo un'altra roba particolare che ha a che fare con la nostra nuova casetta. Ok, ragazzi, tutto sembra funzionare. Vediamo subito se è vero. Perfetto. Mannaggia me che apro sempre quella porta. Direi, ragazzi, che adesso è arrivato il momento per la nuova casa. Io andrei a posizionare subito il cannone qua davanti. Tavolino per la schematica. Andiamo qui, abbiamo casa nuova pazza. Facciamo creare la schematica. Nel mentre andiamo in Calabria e prendiamo la gunpowder che ci servirà per buildare la nuova casa. Come vedete, ragazzi, lì mancano tipo dei vetri e anche altri blocchi. Questo è dovuto a un grosso problema che c'è stato, ed è stato anche il motivo del ritardo di questo episodio. Doveva uscire ieri, che era il 3, oggi è il 4. E quindi no, ragazzi. No, ragazzi, che gli è successo a Thomas? Si è buggato. Anche la Calabria, ragazzi, è ferma. Mannaggia. Vabbè, stasera in live sistemeremo tutto quanto e anche Thomas. Allora, mettiamo qua dentro la gunpowder intanto. Schematica, ragazzi, posizionata. E adesso, prima di avviare il cannone, vi mostro il nuovo blocco, la clipboard. Questo nuovo oggetto della Create è bellissimo, perché noi possiamo scrivere la qualsiasi cosa, tipo suca, e mettere il check. Oppure, esempio, iscriviti. Ti sei iscritto? No? Fallo subito. Bravissimo. Mettiamo il check. E il like l'hai lasciato? No?
Cosa aspetti? Fatto? Bravo. A po', possiamo andare avanti. Fatto sta, noi prima, ragazzi, usavamo il libro. Ok, il libro ci dava la lista di tutti gli oggetti che ci servivano per l'appunto la schematica. E ogni volta, ragazzi, era un macello. Con la clipboard, ora, guardate che roba bellissima. L'ha già elaborata. E se l'apriamo, abbiamo la lista sempre di tutti gli oggetti con l'iconcina e possiamo mettere il check ogni volta che abbiamo abbastanza oggetti. In più, anche per comodità, si può posizionare da qualche parte, fare tasto destro e ce l'hai già qua subito. Quindi noi possiamo fare un cantiere, mettere la clipboard e ogni volta mettiamo gli oggetti dentro la chest per buildare qualcosa. Tac, le andiamo a segnare. Allora, ciurma, ho preparato già prima tutto l'occorrente per buildare la nuova casa. Però dobbiamo, diciamo, prima di tutto svuotare questa casa, ok? E andremo a utilizzare il magnet upgrade. Prendiamo quindi lo zainetto, lo posizioniamo così. Mettiamo al posto di anche questo qua, quest'altro upgrade. Come vedete, ragazzi, c'è questa texture che è a tema create ed è bellissima per gli zainetti. In più anche gli zainetti hanno cambiato stile. Troverete tutto nel pack appunto della CreateCraft. Se siete abbonati lo scaricherete. Cosa vuol dire? Che adesso posso spaccare questo e in automatico il backpack, ragazzi, prenderà tutto. Via. Così possiamo togliere tutte queste casse e letteralmente abbiamo fatto. Il resto della struttura, diciamo che non mi importa più di tanto. Ok, ciurma, la casa è stata svuotata del tutto. Direi che adesso è giunto il momento di buildare quella nuova. Quindi, ciurma, diciamo addio alla vecchia casetta e diamo il benvenuto a quella nuova. Guarda, ragazzi, sta pian piano buildando tutta la nuova casa. Sta partendo dal terreno per poi naturalmente piano piano iniziare dalla base e così via. Ciurma, ed eccoci qua, la nostra nuova casetta è completata. Allora, posso dirvi che a me piace già un casino. Cioè, guardate già, intanto il tetto mi piace perché è a tema con le altre build che abbiamo qui nel nostro mondo. E soprattutto è più grande ed è, ragazzi, bellissima. Allora, come vedete, all'interno è molto vuota. Questo perché voglio che voi qua sotto nei commenti scegliate cosa metterci all'interno. Avete carta bianca, le idee più belle verranno scelte dal sottoscritto e create all'interno della mia nuova casetta. Abbiamo tutto l'ingresso, abbiamo quest'altra stanza, abbiamo però già una cucina arredata che non mi dispiace. Naturalmente la cantina di Don Eme, yes, non è cambiata, è sempre la stessa. Quindi saliamo molto lentamente. Come vedete, ragazzi, qua abbiamo un grande buco. Questo perché andremo a creare naturalmente questa sera alle 20 live il nostro primo ascensore su Minecraft, fatto con i nuovi blocchi della Create. Al primo piano, ragazzi, abbiamo una camera da letto piccolissima, tanto proprio per respawnare subito, insomma, perché tanto sappiamo che moriamo sempre. Un poco di chest, insomma, piccola zona magazzino semplicissimo. E qui abbiamo, ragazzi, la zona enchant. Anche se abbiamo ormai la zona enchant, quella nuova che sta naturalmente vicino alla farm di mob, diciamo che mi piace avere una zona enchant carina all'interno della mia casa su Minecraft. Poi, prima di farvi vedere, ragazzi, l'esterno, voglio chiedervi assolutamente una cosa. Cosa facciamo qui in questa stanzona gigante? Sbizzarritevi, l'idea più bella naturalmente verrà scelta. Però guardate, si vede per bene la roccia da qui. Allora, ragazzi, ed eccoci qua invece all'esterno. Vi stai chiedendo: Emerald, perché hai fatto un balconcino? Vi rispondo subito così. Aiuto, non so controllarlo. Ragazzi, abbiamo dei nuovi veicoli nella CreateCraft. Con l'inizio del nostro piccolo porticino, naturalmente il totottero non mancherà neanche. Però abbiamo adesso anche questi qua che sono stracarini. Vediamo se riesco un attimo ad atterrare.
Oh, piano, piano, piano. Oh, perfetto. Ce l'ho fatta. Bene, ciurma, questo primo episodio della nuova season della CreateCraft finisce qui. Ho voluto fare un video relativamente corto dove ci incentravamo di più appunto sulla nuova casetta, ma tantissime cose le faremo questa sera in live e nei prossimi episodi che usciranno qui sul canale. Come ad esempio anche sistemare la torre dell'orologio, o creare un nuovo treno, o tutto il nuovo sistema di ferrovie. Per ora niente spoiler. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate ancora un mega mi piace, un commentone qua sotto e iscrivetevi se siete nuovi. E ciurma, ci becchiamo stasera alle 20 in live. Non mancate. Ciao a tutti.